Signor, cosa succede, ne? Francia, sono dei carri armati quelli. Je suis désolé, ma ho dovuto chiudere la frontiera. E perché il vostro governo non è in grado di gestire la crisi migratoria. Quindi voi francesi non avete più intenzione di venire a rompere le palle in Liguria? Beh, lì allora Dio esiste. Liguria, ma cosa dici? È una cosa brutta. Settembre senza foresti e senza francesi. Se un sogno, non svegliatevi. Io ve l'ho sempre detto che la Francia è malvagia. Ambrogio, la mia non è proprio fame. È più voglia dell'ennesima crisi diplomatica fra Italia e Francia. Bene, bene, bene. Cosa vedono i miei occhi patrimonio mondiale dell'UNESCO? È il francese a chiusa frontiera. Magadana. Io e Francia abbiamo dovuto chiudere le frontiere. Perché tu non stai rispettando accordi su immigrazione? Quindi vai un po' a lavorare. Schnella. Mamma Germania. Scendi giù subito che ti voglio ammazzare adesso. Italia, vuoi fare a pugni? Vieni, ne ho stesi di più grossi. Zona confusa. Italia, è inutile che ti scoldi tanto. Devi rispettare l'accordo di Dublino. No, Maria, io questo non lo accetto. Non mi mettete in mezzo a me, che io sono neutrale. Ascolta, cercherò di essere diplomatica. Senti, ciuccia baguette, carascella pezzata che manco te pulisci il culo che non c'è il bidet. Se ne ha pianti, mi rompo il cazzo. Quando avrò finito con te, l'Interpol andrà in giro in tutti i cassonetti dell'Eurozona a recampare i pezzi del tuo cadavere, hai capito? E meno male che hai cercato di essere diplomatica. Altrimenti che facevi? Gli facevi fare la fine dell'Ucraina? Ah, oh, scusa, mi sto da garbatella, a me è partita la vena. Sta spontanea. Pensa a te se io mi faccio mettere i piedi in testa da uno che ha piazzato un fallo di ferro in centro alla sua capitale. Man, vedi, sto per accottarlo. Italy, non osare mai più offendere la mia Tour Eiffel. No, ma tanto guarda, tua Tour Eiffel non la voglio manco regalata, stai tranquilla, tienitela pure. Che poi voglio dire, che fai, chiudi la frontiera a me perché ti fanno schifo gli italiani? Ma te sei visto? Siete tutti mezzi arabi e mezzi africani in Francia, ci avete poco da fare i francesi. Non mi ricordo l'ultima volta che ho visto un francese, sai. Non che mi sia perso qualcosa. Che sei nero, sì, sei che ho nero dalla notte. Ma vedi questo? Ai, madre mia, Italia! Quanta maleducazione che tiene! L'hai toccata pianissimo, eh? Ascolta, Spagna! Io mi sono scartavetrata le ovaie di obbedire a sta gente che manco sta scolando un piatto di pasta, eh! E incomincio a capire a Corea del Nord che si è sposata con Putin, guarda! Perché non è possibile, signora mia, eh! Ma dove sta scritto che io devo far piscia in testa da sta gente? È colpa mia se sto in mezzo al Mediterraneo, no? È colpa mia se abbiamo invaso l'Africa nell'800, no? Perché io sono arrivata tardi, era già il 900 quando invaso la Libia, poi mannaggia chi me l'ha fatto fare a me! Che volete da me? Mi devo piacere tutti io, i migranti? Ma avete scambiato per la Caritas? E petrolio voi piate voi e i migranti mi pio io? Ma ti ho scritto Gioconda in fronte! L'ultima volta che a Roma eravate così gagliardi avete invaso l'Albania, eh! Ve la butto lì! Non ho capito se ce l'hai con la Francia, con la Germania o con gli Stati Uniti. Ce l'ho con tutti, Albania. Pure con te che mi fotte i turisti. E fatti le cazze tua. Che te manco sei in Unione Europea che stai qua a parlare. Vai a giocare con la Serbia e il Kosovo, va. L'Italia ha perfettamente ragione. Noi paesi meridionali non c'emo più gli occhi per piangere. Ci avete obbligato a privatizzare tutto e mo siamo rimasti senza una lira. Sti extracomunitari ve li prendete più a voi. Che tanto voglio dire, in Germania e in Francia fa un tempo di merda, alle 5 fa già buio, se ne vanno via da soli quando vedono l'aria che tira. Che sono stranieri, mica scemi. Perché è vero che nessun uomo è un'isola, ma io mi sono anche rotta al cazzo. C'ho più stranieri che olivi. Dovremmo darci tutti un attimo una calmata. Ti sembro nervosa? Io sono calmissima. Sentila, Miss Olocausto, quella che adesso fa la paladina dei diritti degli immigrati. Quanta ipocrisia. Signora mia, vatti a fidare dei tedeschi, che quelli mangiano kebab fra un cauto e l'altro. Spagna, guarda, Grecia, anche tu, la Polonia. Quel parassita inutile che scrocca fondi dell'Unione Europea, ha vietato l'aborto, è praticamente russa e non ha accolto un migrante, non ha accolto. E ancora parla. Poi uno invade la Polonia. Se l'è cercata, signora mia. Italia, tutto a posto? C'è qualcosa che non va? Hai bisogno di un amico con cui parlare? Però non farci del male, eh?
Ce l'hai il mio numero, mi fai una chiamata anche per la notte, t'ascolto, eh. Gli amici servono a quello. Già che ti sento, potresti chiedere alla Bulgaria che lì a fianco a te che cazzo ci fa in Unione Europea che non serve a niente? A parte a scroccasordi pure lei. Perché questo piano di ricollocazione dei migranti è un po' sfalsato, signora mia, rimangono tutti in cola mia. Per entrare fate la fila, poi quando c'è da ospitare due africani non rispondete al telefono. Siete proprio parenti dei russi. Nani! L'Italia ha perfettamente ragione. Uno dei motivi principali per cui ho votato Brexit è stato di poter avere la libertà di decidere se accogliere i migranti o meno. Ossia, praticamente li ho incollati tutti ai francesi. Ma loro questo non lo potevano sapere all'epoca. Sorry but not sorry. Te hai votato Brexit per non avere gli italiani e gli spagnoli fra i piedi. Cara Miss Gran Bretagna, ora che sei uscita dall'Europa, finalmente direi, sei talmente insignificante sul piano internazionale che pure l'anticiclone africano ti schifa. Che il problema non è che sei uscito, il problema è stato perché te m'ho fatto entrare. Che cazzo c'entri tre con l'Europa? Mandate un po' tutti a cagare. Come dici scossa? Devo prendere un'altra telefonata? Ma sempre io devo rispondere. Ah, vogliono parlare tutti con me perché sono diventata famosa. Ma è vero? Va bene. Rispondo pure a questo. Se me l'è già dito. Pronto? Benvenuto nel consiglio della NATO, sono Jessica, come posso aiutarla? Bonjour, Jessica. La chiamo perché voglio chiudere il contratto che ho con voi della OTAN. La Francia non ho capito bene. Magari vuoi uscire? Naturalmente. Ho trovato un'altra compagnia telefonica che mi fa un'offerta migliore. E poi devo dire che la connessione con voi della OTAN non è proprio buona. Mio cugino, il Quebec, è passato alla TIM e hanno messo subito la fibra. Allora, siamo andati in linea che la metto in contatto con l'ufficio amministrativo. Comunque i clienti peggiori tutti a me sempre, eh. Una volta che ha chiamato la Moldavia per entrare, che era tutta gentile, a me non me l'avete passata. Chi l'ha presa la chiamata della Moldavia? A me mi passate sempre i disagiati. Ma vedi questi? Salve, sono Giovanna della SIP. Devo porre un'offerta eccezionale. Visto che ci risulta che lei adesso sia scoperto militarmente. Rossia, è ancora uscito già chiami? È peggio di me, eh? I paesi occidentali, dovreste smetterla di usare il sistema operativo Huawei. È un motivo se costa meno della Apple. Madonna fa le grazie, il governo cinese no. Anche perché noi cinesi qua o siamo atei o siamo confuciani, quindi non avrebbe senso credere nella Madonna, quindi perché fare le grazie come la Madonna? Russia, Cina, state creando il telefono? La prendo come una dichiarazione di guerra. Ehi, signora La France, vedo che è impegnata in un'altra conversazione, allora la richiamo più tardi. Aspetta, Jessica. Sono i russi e i cinesi che hanno hackerato il mio sistema operativo. Sono sicuro che possiamo applicare l'articolo 5. N'est-ce pas? Così li bombardiamo tutti. Mi dispiace, Francia, sei uscito. Una volta che si dà la nota, Jessica non ti può più aiutare. La Cina fa le grazie, Jessica no. Era la Madonna. La chiamava Telecom. Esiste ancora la Telecom. La ringraziamo per aver chiamato. Ma vedi questo? Mamma che vuole uscire. Come Russia o minaccia lo vuole rientrare, ma è sono fulminati sti francesi. Stava che quando le mandiamo l'ultima bolletta a Capenale perché è uscito, senza poter uscire, vedrai come ritorna. Questi sono i clienti peggiori, eh. La Francia is on fire. Italy, fate un volevant di affari tuoi. Ho la situazione fuori controllo. Come d'abitudo. Gruppo WhatsApp della NATO. Possiamo inviare le armi ai rivoltosi delle banlieue? Dipende. Sono russofoni? Non possiamo inviare le armi a russofoni. Casomai i francofoni. Ah no, non si può. Voi europei siete una banda di bifolchi. Non vi vergognate. L'Europa è bella, ma non ci vivrei. Tutta colpa tua che sei uscito. Ora gli immigrati ce li dobbiamo tenere. Prima li mandavamo a Londra a fare lavapiatti. È un problema interno. Dovreste farvi gli affari vostri. Non avete altro a cui pensare. Il riscaldamento climatico. La guerra in Ucraina. L'Italia che affonda i barconi. E no, Maria, chiariamo una cosa. Nella mia guardia costiera e nella guardia costiera italiana affondano niente. Va bene. Lo sappiamo tutti che è la Turchia che bombarda i gommoni. Quella come vedo Materassino nel Mediterraneo, pium, lo missila. Abbiamo sbagliato qualcosa nell'accoglienza ai migranti.
Ma cosa? Dove? Abbiamo avuto tutti delle colonie. Ma solo te sei conciato così. Ai, madre mia, Francia, pobrecita, lo sento mucho. Ditele di convertirmi. Non mi piace fare la vittima. Sono mica l'Italia. Cose che succedono quando non voti Giorgia, madre cristiana. Quella ha fatto fuori Berlusconi e pure Fabio Fazio. Se vuoi ti mando Salvini, che in confronto a Macron sarebbe già un miglioramento. Italia, tu la tocchi sempre pianissimo. Ma perché Madame Pompadour c'ha il pallino dell'assimilazione culturale? Devi parlare francese, devi mangiare francese, devi votare francese, la gente poi si stufa. Nessuno vuole essere francese, neanche i francesi vogliono essere francesi. È la Francia, mica la Lituania. Mi pare il minimo che se vai in Francia devi saper francese. Sì, ho capito, ma sono culture inconciliabili. Voglio dire, gli islamici sono un popolo pulito. I musulmani si lavano 7 volte al giorno. Non possono assumere i costumi dei francesi che c'hanno sempre la scella pezzata, scusa. Sarebbe bastato non avermi invaso, eh. Va, butto lì. Non è che noi a sti poveretti che arrivano col balcone gli stendiamo il tappeto rosso, eh. Amiano ma conti, eh. Punto primo, in Italia pure le case popolari sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. Punto secondo, noi siamo italiani. Ci abbiamo il bidet e sappiamo pronunciare la R. Italia, ma tu devi sempre buttarla in cacciara? Metà degli immigrati in Francia sono italiani, però. E ci dovrebbero ringraziare. Che almeno noi gli portiamo un po' di cultura, un po' di civiltà e soprattutto un po' di igiene intima. Basterebbe essere un po' meno ipocrita, razzi, islamo, ci siamo capiti. No, te la butto lì, eh. Se cominciassi a trattarci come degli esseri umani, magari non bruceremmo i cassonetti. Forse. Nel dubbio. Signor, siamo di nuovo nei ruggenti anni venti? Bello le anni venti! Ero così giovane e bellicozza all'epoca. Tanti ricordi. Mamma Germania, non mi guardare così. E Polonia, sto ricordando la mia gioventù. Questi 70 anni sono proprio volati. Franza, por favor. Voi mettete sempre quelle brutte musiche? Oggi ho scelto io la chanson del jour. E che questa è una canzone molto elegante che si adatta a qualsiasi situazione. È colpa mia se voi non avete senso musicale. Ripiangendo il fado portoghese. Ho detto tutto, Francia. Ti potuto mettere almeno la versione cantata da Céline Dion. Cosa vedono i miei occhi poliglotti? Oh my god. This is unbelievable. Ay, madre mia. Non tengo palabras. Però, ma che è sta cosa? No, Maria, cioè, io sono proprio scioccata. Perché mi guardate tutti così? Io mi sento benissimo. Mi sento come se fossi arrivato in paradiso. Ti avevo detto che era una canzone bellissima. E che cos'è successo? Non è contagioso, vero? Non è dubbio, mi metto la mascherina. Che la piaffa l'abbia fatto andare in overdose di francesitudine. È diventato talmente francese che si è trasformato in una baguette. Quindi stai dicendo che il mio momento per rubarmi la Gioconda e riprendermi la Corsica? Na 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 na, je suis devenu un baguette. Madre mia, sta cantando la Marsigliese. Significa che sta muerto. Si è levato dalle pilotas. Definitiva, niente. Possiamo farcirlo? Mettiamo 2 fette di mortadella verso un panino da urlo, eh. Possiamo mangiare la Francia, Italia? Non possiamo, eh? Potremmo condirla almeno. Eh, garçon, sono irresistibile, lo so. Lo charme di noi francesi. Il euro, aiuto! Del sud, quante volte te lo devo dire che si chiamano Sailor Euro perché... Bonjour, konnichiwa! Invaso la Corea del Sud, problemi? È questa cosa orrenda! Non sarà mai orrenda come l'ananas sulla pizza, comunque. Per tutte le cartine geografiche! Il Franciappone! Franciappone? Una fusione fra la Francia e il Giappone. Tipo Serbia-Montenegro? Sazia-Lorena? Dino e Alto Adige? Ah! Le geisha armate di baguette, quelle! Anche le maggiorette armate di katane, mio caro. Franciappone! Ma chi è che li scrive qua i dialoghi? Sto morendo! Sono confusa! Non capisco!
Io non ho molta creatività, intanto queste cose non hanno molto senso per me. Qualcuno mi spiega? Poco da spiegare, mamma Germania. Credo sia dovuto alla deriva dei continenti. Corea del Nord. E ce l'hai il numero della Cina? E mi sa che se aspetto l'Europa sto fresco. Corea del Sud, quanto sei disperata per chiedere aiuto a me? Dai, ho capito, me lo cerco su Google. Fate largo all'impero della baguette levante! A voi occidentali questa cosa di scimmiottare noi asiatici vi sta sfuggendo di mano, eh? Copiare il Giappone, poi. Come se ci fosse solo lui in Asia. Sono parlato quella che copia sempre tutti gli altri! Non vedi questa? In Corea del Sud, adesso perché sei l'unica in Asia che non usa gli ideogrammi cinesi ti credi sto cazzo? Anche tu li usi, gli ideogrammi cinesi! Io lancio missile! Mi sembrava strano, avevi parlato fin troppo!